non essere discriminati. La piaga delle fake news, le notizie false, gli studenti degli ultimi anni delle superiori, protagonisti di un progetto del Corecom del Piemonte, l'obiettivo è dare loro gli strumenti utili per verificare la fondatezza delle notizie. Milena Boccadoro. Che cosa è una fake news? Sai come si fa a riconoscere se una fotografia è vera o falsa? Se quella che stai rilanciando in rete è una bufala? Sono alcune delle domande del questionario a cui potranno rispondere da domani sulla piattaforma GNIT i 176.000 studenti del secondo ciclo delle superiori del Piemonte. Secondo una ricerca dell'Università di Firenze e della Sapienza, ricordata oggi in Consiglio regionale alla presentazione del progetto del Corecom, 6 studenti su 10 trascorrono oggi più di 5 ore al giorno collegati in rete. Ed è per questo che il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha voluto creare un progetto dedicato ai ragazzi e alle scuole per insegnare loro come rivolgersi correttamente ai produttori di informazione. Da domani sarà distribuito nelle scuole anche il prontuario pensato per aiutare gli studenti a non cadere nella trappola del click, per non contribuire a diffondere le notizie false che circolano in rete e che alimentano la disinformazione. Uno dei problemi del nostro tempo, ha ricordato il presidente del Consiglio regionale all'Asia. Prontuario e questionario sono nati dalla collaborazione tra Corecom e Ufficio Scolastico Regionale. La finalità è di vedere appunto quelle che sono le difficoltà e quali sono anche le competenze che i ragazzi hanno, diciamo, acquisito in questo periodo di pandemia, dove, come ben sappiamo, il 50% degli studenti del superiore è collegato in didattica a distanza. La TGR RAI del Piemonte, insieme alle principali testate regionali e quelle locali, una ventina in tutto, è stata coinvolta con l'ordine dei giornalisti nel progetto, che prevederà anche laboratori per studenti nelle redazioni. Calcio, domani sarà di nuovo Juve-Inter, in palio la finalissima di Coppa Italia con i bianconeri forti del punteggio della gara.